Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech. Oggi finalmente parliamo di un accessorio a dir poco spettacolare. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel like per questo fantastico video. Ma direi di parlare di questo accessorio subito dopo la sigla. Oggi parliamo di Soul Republic. Questa casa produttrice non è molto conosciuta su YouTube, infatti credo di essere proprio il primo ad aver portato queste amps here che vedete proprio qui alle mie spalle qui su YouTube Italia. Questa cosa mi rende particolarmente felice perché insomma sono il primo, spero di fare tantissime visualizzazioni e di raggiungere tantissimi like, quindi se non l'avete ancora fatto lasciate un bel like a questo bellissimo video. Ragazzi, però a me questa casa piace davvero tanto e sono davvero serio perché curano tantissimo il fattore del design ma non trascurando il fattore dell'audio. Infatti queste amps here suonano davvero una meraviglia, ma direi di andarle a vedere più nel dettaglio subito dopo questa clip. Infatti direi di partire proprio con l'unboxing. Sulla parte frontale abbiamo questa immagine di queste bellissime cuffie curatissime sotto il fattore del design che quasi volano qui, ragazzi, è davvero bellissime. Sulla parte retrostante invece troviamo il cofanetto con tutta una serie di caratteristiche che, ragazzi, questo unboxing è davvero stupefacente. Tirando questa linguetta laterale che si stacca dal di dietro, ragazzi, troviamo tutto quello che c'è all'interno di questa confezione. Infatti abbiamo, che si appiccica magneticamente alla confezione più grande, la confezione più piccola che è coperta da questo scatolino di plastica trasparente. Al di sotto troviamo le cuffie che, ragazzi, sono davvero bellissime, sono curatissime sotto il fattore del design e sono davvero stupefacenti, mi piacciono davvero un sacco. Ma andiamo a scoprire quello che c'è all'interno della scatola grande. Infatti, rimossa questa scatolina con questa bella scritta in bella vista, troviamo il case che si va a rimuovere in questo modo, che è un po' duro, è bello incastrato all'interno della scatola. E ragazzi, case che è davvero stupendo, un po' pesantuccio se devo dire la verità, ma è davvero curatissimo sotto il fattore del design e ha un sacco di caratteristiche che dopo andremo a vedere. Sotto però al case, se andiamo a rimuovere quest'altra scatolina, troviamo un manuale di istruzione davvero ampio e soprattutto in lingua italiana, e poi una serie di gommini e il cavetto per la ricarica delle cuffie, che ragazzi è una cosa assolutamente necessaria. Ma rimuoviamo di mezzo tutto lo scatolame e passiamo direttamente alle cuffie. Direi di cominciare a parlare del case, e questo mi è piaciuto particolarmente perché sembra una pietra nera e ovviamente in base alla colorazione che andrete a scegliere, ragazzi, è davvero bellissimo. Costruito interamente in plastica e questo ne riduce di tantissimo il peso, ma ragazzi sono davvero bellissime. Infatti hanno sulla parte centrale questo anello di grigio lucido su tutto il grigio opaco del cofanetto, che ragazzi è davvero bellissimo. Qui sulla parte frontale abbiamo una scritta Soul Republic incisa che è bellissima, e sulla parte sottostante, se noi andiamo a scuotere il case, troviamo i 4 led di stato che vanno a farci capire lo stato di batteria del case, e questa è una cosa trovata bellissima perché ad esempio sulle Apple AirPods questa cosa mi manca un pochetto. Sulla parte laterale invece abbiamo questo piccolo cofanetto, questo piccolo sportellino, non so come meglio chiamarlo, che va a nascondere non solo una porta micro USB per ricaricare il case, ma una porta in uscita USB normale per andare a ricaricare i nostri dispositivi. Quindi una trovata davvero ottima per andare a sfruttare la batteria gigante di questo case, infatti è abbastanza pesante, per ricaricare il nostro dispositivo. Piccolo dettaglio che vi dicevo prima, che mi ha fatto storcere un pochettino il naso, è l'apertura e la chiusura del case per andare ad accedere al vano delle cuffie, che ragazzi sembra un giocattolo. Aspettate, vi faccio sentire. Sembra un giocattolo, è qualcosa di troppo plasticoso che assolutamente non mi piace e rovina un po' l'esperienza di utilizzo di queste cuffie. Una volta però rimosse le cuffiette dall'interno del case, queste ci fanno dimenticare il piccolo dettaglio che poco fa vi ho elencato del case, che assolutamente non è stato curato. Infatti queste sono curatissime e perfette sotto il fattore del design. Hanno tutte queste onde che vanno a riportare verso il padiglione auricolare, che ragazzi è qualcosa di straordinario, mi sono piaciute davvero tantissimo. Qui sulla parte esterna praticamente abbiamo un singolo tasto da un lato e un singolo tasto dall'altro, non configurabile. Questa è una cosa che assolutamente manca a Soul. Infatti Soul implementa una bella applicazione dedicata solo a queste belle cuffiette.
Qui abbiamo i tre connettori per andare a ricaricarli all'interno del cofanetto e l'indicatore right o left, quindi davvero perfette e curate sotto il fattore del design. Esse sono costruite interamente in plastica e in gomma soft touch, infatti tutto intorno abbiamo questa gomma che ci dà la possibilità di non farle scivolare dalle mani, tipo le AirPods che mi sono cadute già un paio di volte, e sulla parte esterna abbiamo questo tasto sempre in plastica, che assolutamente non è un dettaglio che non mi piace, perché alla fine le rendono molto leggere e si adagiano molto più facilmente all'interno delle orecchie grazie alla gomma in soft touch. Voi adesso vi starete chiedendo come funziona per quanto riguarda l'abbinamento. Beh, funzionano particolarmente bene. Ovviamente non sono le AirPods e quindi non hanno tutto l'interfacciamento con i dispositivi iOS, ma queste sono davvero spettacolari. Infatti non appena vengono rimosse dal cofanetto si accendono i due LED di stato, che è sulla parte retrostante delle cuffie, che fanno capire che le due cuffie si sono abbinate tra di loro e si sono abbinate automaticamente al nostro dispositivo, quindi davvero una cosa perfetta e curata sotto il fattore dell'utilizzo giornaliero. Se noi vogliamo andare ad utilizzare una singola cuffia delle due possiamo farlo tranquillamente, infatti una volta estratta dal cofanetto si accenderà un LED di stato rosso e bianco lampeggiante che ci fa capire che non è riuscito a trovare l'altra cuffia ma si è abbinato tranquillamente al nostro dispositivo. Dopo aver utilizzato queste cuffiette basta andare ad alloggiarle di nuovo nel loro scomparto per metterle in carica, quindi davvero dettaglio curato, perché abbiamo qui due LED di stato rossi su ogni cuffietta che ci fa capire la cuffia quando è in carica e quando non è ancora carica al 100%, infatti in questo momento una è carica e l'altra no. Quindi ragazzi, davvero un dettaglio curato e si mettono in carica sempre, non ho avuto il benché minimo problema, quindi davvero un prodotto super affidabile. Bene ragazzi, che dirvi, queste cuffie mi sono arrivate da pochissimo e quindi non sono qui a darvi tutti i dettagli e vorrei portare altri video dedicati a queste cuffiette, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete altri video, magari un video confronto con le Apple e AirPods. E ragazzi, io vi saluto e vi dico che se non l'avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e lasciarmi un commento qui sotto facendomi capire cosa ne pensate di queste bellissime cuffie. Io vi saluto però e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.